Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Amico Cane. Questa sera conosceremo i Bearded Collie, che da non confondere con la razza più nota e diffusa dei Border Collie. E poi impareremo a conoscere i tricks, che cosa sono, e impareremo anche a insegnare un trick al nostro amico a quattro zampe. Baby è ancora al rifugio per randagi a Busto Arsizio, gestito dall'associazione EMI, e sta aspettando una famiglia che l'accolga. Allora guardiamo il video insieme. Oggi vi presentiamo Baby, è un incrocio cane da pastore di 8 anni. È una cessione di proprietà, cioè i proprietari dopo 8 anni purtroppo per motivi familiari non potevano più occuparsi di lui e quindi l'hanno portato qui da noi. Baby è un cane estremamente energico, è sano, quindi ha ancora tantissimo da offrire. È un cane che va d'accordo con le femmine, con i maschi è preferibile di no. Sicuramente è sistemabile anche in associazione con altri animali domestici, per esempio i gatti, con un minimo di lavoro da parte magari di un nostro educatore. È un cane assolutamente molto buono con le persone, assolutamente anche adatto ad una famiglia con bambini. Per lui cerchiamo una sistemazione casa con giardino, perché appunto, come ho detto all'inizio, è un cane estremamente energico che ha voglia di muoversi, di correre, di giocare, e quindi sarebbe preferibile appunto la possibilità di avere un giardino. Baby appunto, vi ho detto, ha 8 anni, però è un cane veramente che ha tantissimo ancora da dare. Soprattutto soffre moltissimo il canile, perché naturalmente ha vissuto i suoi 7 anni e mezzo in famiglia, in una realtà completamente diversa da quella del canile. Quindi speriamo per lui che una famiglia si faccia avanti, che non si faccia spaventare, diciamo, dall'età, che comunque è ancora non così avanzata, e che quindi venga per conoscere Baby. Baby è visibile tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, il pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00, presso la nostra struttura zoofila a Busto Arsizio, in via d'Airago 120. Vi aspettiamo. Sembra un leone quasi. E intanto vi faccio conoscere i miei ospiti di oggi. Abbiamo 4 ospiti, Severino Bortoli e la moglie Laura Liati, che sono allevatori dei bellissimi Bearded Collie. Abbiamo Heidi e Ariel, giusto? Sì, esatto, bravo. Benvenuti. Grazie. Grazie. Allora, intanto partiamo subito dalle origini di questa razza dei Bearded Collie. Intanto cosa vuol dire il nome? Bearded Collie vuol dire cane barbuto, colli barbuto, quindi pastore barbuto, e si vede da qui dalla barba. Assolutamente. Da non confondere col border, che è invece un altro cane con molto meno pelo. Le sue origini partono dalla Mongolia, così. Poi un famoso, come si dice, commerciante è nato in Scozia e ha cambiato questi tipi 2 cani da pastore per un caprone e un montone. E da lì poi hanno cominciato con i vari incroci che hanno su di lì con gli altri cani, e sono venuti fuori i famosi Bearded. I Bearded, che hanno queste caratteristiche intanto da pastore, cioè da gregge, quindi sì, sono... questi sono cani da conduzione, cani di gregge, loro non difendono, loro conducono il gregge. Infatti loro fanno ancora molta sheepdog, specialmente in Francia, in Germania viene molto usato. In Italia purtroppo è molto meno conosciuto, purtroppo. E quali sono le caratteristiche morfologiche, anche di peso, di dimensioni che hanno questi Bearded Collie? La femmina al Garrese è un 51-53, il maschio 53-56. Come peso siamo sui 20 kg la femmina e 25 i maschi. Ha un pelo sottopelo e il pelo di copertura deve essere tipo caprino. La sua specialità, diciamo, come cane è che non fa la muta, quindi non ha una perdita di pelo come posso avere tante altre razze. Quindi insomma non perde tanto pelo, perché a differenza uno esteticamente vede tutto questo pelo e pensa che appunto ci sia anche molta perdita, no, rilascio ha di peli un po' dappertutto. No, no. Questo è il pelo, rimane solo sulla spazzola quando va spazzolato, perché comunque è un cane che va spazzolato, certo, almeno con bene, una volta alla settimana bene. Quindi si va abituato già da piccolino, sta sul tavolo, buttato giù e quindi essere spazzolato. Laura, che carattere ha questo cane? Fantastico. Allora, è un cane che va bene con tutti, con i bambini è veramente buono, si lascia fare di tutto. Naturalmente i bambini devono sapere rispettare un animale, certo, questo lo diciamo sempre. Però devo dire che è un cane che va molto d'accordo con i bambini. Con i giovani può fare agility, può fare come si dice adesso, quindi fa anche attività sportive, perché è un cane comunque molto atletico, dinamico, è un cane che gli piace camminare in montagna, nuota in acqua, è un cane che veramente uno si può divertire con questo, ecco. Quindi gli piace anche l'elemento dell'acqua, non lo spaventa, piace nuotare, sì, molto molto, sì. È un cane che va bene un po' per tutte le età, ecco. Ciò nonostante non è un cane nervoso, un cane iperattivo, è un cane che può anche starsene a casa tranquillo le ore sul divano, però quando vede il guinzaglio, cioè, gli piace, ecco, la vita movimentata, la vita di andare in giro, la città. È un cane molto bello da viverlo, ecco. Qualche consiglio magari in particolare, non so, quando è cucciolo? Cioè qualche cosa... Da cucciolo va portato fuori il più possibile, non bisogna fare il discorso del cucciolo, sì, il cucciolo ha bisogno di riposare, di dormire, però sono cani che già da subito vanno portati nella confusione. Io penso che tutti i cani, i cuccioli vadano gestito in questo modo, perché il cucciolo più vede la confusione, più si abitua, meno ha delle paure. Cioè è assurdo tenere un cucciolo chiuso in una casa, poi pretendere che da un giorno all'altro vada col guinzaglio in mezzo al traffico. I cani vanno abituati, di qualsiasi razza, ecco. Sì, bisogna un po' dare questa esperienza sensoriale, sì, già dai primi mesi. Sì, 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 sì. Questo è veramente, perché il Bearded è un cane sensibile, non ha un carattere molto forte, è buono, allegro. Qual è come dire, con gli altri cani come si comporta? Molto bene, molto bene, molto bene. Non è aggressivo con gli altri cani, è un cane che accetta sempre il gioco. Anche con le persone non è un cane aggressivo, assolutamente. Anzi, alcune volte è esagerato perché è molto festoso. Molto festoso. Sì, 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 sì. È un cane che soffre un po' la lontananza dal proprietario, oppure... Sì, un po' sì. Questo è un cane che deve far parte della famiglia. Deve far parte del branco, sì, insomma. Esatto, sì, esatto, esatto. Quindi... Perché non è il classico cane da... Cioè, si adegua alla situazione, però deve far parte della famiglia. Quello sì, questo devo dirlo. Essendo un pastore, quindi tutta la famiglia deve essere sempre unita. Riunisce la famiglia, sì, se sì, manca sì, un elemento lo va a cercare. Infatti noi che andiamo spesso in montagna, magari con i figli quando c'erano insieme, magari si cammina e via dicendo, e questi continuano avanti e indietro finché ti raggruppano. E questo vale anche per la casa. I colori che hanno sono... bianco e scuro, insomma. Ci sono, allora, sono ammessi tutti i colori, tutte le tonalità. Questo è un nero, quindi c'è il nero e tutte le tonalità, quindi può essere anche grigio, che non lo chiamiamo blu, di tutte le tonalità. Oppure c'è il marrone con tutte le tonalità, quindi un marrone scuro e fino a un marrone chiaro tipo beige. Questi sono sempre ammessi. Non sono ammesse le chiazze, quindi il cane deve essere col muso bianco, collare, e zampe e punta della coda bianca. Da quanti anni siete allevatori? 28. Sempre di questa razza? Sempre solo questa razza qui, sì. Che cosa vi ha colpito di più? Allora, noi siamo partiti dal famoso bastardino meticcio e poi abbiamo cercato il classico, uno che assomigliasse, e siamo arrivati a questo. Ah, sì? Siamo andati un giorno a una mostra a Milano, famosa mostra di Milano, abbiamo visto questi e abbiamo cominciato con questi qua. Secondo voi, tra tutti quelli, quanti cani avrete avuto? una decina. Sì, una decina. Vostri, sì, e poi sì. Dopo e poi vabbè, quelli venduti, quelli sì, così. Certo. E avete sempre visto più o meno se sempre le stesse caratteristiche anche caratteriali, quindi sì, non c'è sì. Qualcuno che va un po' fuori dalle righe magari? No, perché cerchiamo di lavorare con una selezione di carattere così, cioè nel Bearded il carattere non deve essere mai aggressivo, non deve essere mai pauroso. Perché è proprio un lavoro di allevatore, esatto, è un allevatore di linee di sangue. Esatto, perché un cane aggressivo non andrebbe bene, un cane pauroso non va bene, non lavorerebbe bene. Quindi si lavora anche su quello, sul carattere, di selezionare certi tipi di carattere, così perché lo standard dice che non deve essere né pauroso né aggressivo. Attività sportive dicevate anche, vabbè, a parte l'elemento acqua, ma anche altre attività quali mobility, può fare quello agility. Che vuole, può fare l'agility, noi abbiamo cani che fanno l'agility, hanno preso il brevetto con ottimi risultati, abbiamo cani che fanno la pet therapy con ottimi risultati anche con quelli. È un cane che si adegua alla situazione, può prendere un giovane di 18 anni per dire per fare agility e può prendere un signore di anziano di 70 anni per fare la compagnia. La vita media più o meno del cane? Dai 15, noi oggi abbiamo una femmina che ha quasi 18 anni. Ah, quindi alta. Sì. Sì. Diciamo che a 15 anni ci arrivano tranquillamente. Adesso ci fermiamo un attimo e a proposito di attività sportive vediamo che cos'è il trick. Buongiorno a tutti, oggi parleremo di come fare l'otto tra le gambe. Il primo trick tra i più semplici quando il cane fa lo zigzag tra le gambe disegnando la forma dell'otto. I trick sono esercizi da proporre, che si possono proporre al cane dove il cane utilizza mente e corpo. Corpo quando gli andiamo a chiedere qualcosa capisce che cosa deve usare, che parti del corpo deve utilizzare. Mente perché risponde a un comando, soprattutto quando poi si lavora sulle lateralità va discriminando, per esempio quando gli vado a chiedere le zampe, zampa a destra piuttosto che zampa a sinistra. I tricks sono degli esercizi molto utili innanzitutto perché diventiamo noi propositivi, quindi andiamo a proporre cose diverse al cane per stimolarlo. Sono esercizi che si possono fare benissimo anche all'interno delle mura domestiche senza aver bisogno di tantissimo spazio, ci aiutano a capire quanto il cane ci ascolta, le problematiche eventualmente che può avere il cane, banalmente non tutti i cani passano sotto le gambe dei proprietari, quindi capire anche come aiutarli, come stimolarli, aumentano come tutto quello che si fa insieme ai nostri cani il rapporto tra noi e il nostro cane, in più sono la base delle coreografie della dog dance, il ballo col cane, unendo vari tricks con un sottofondo musicale si creano le varie coreografie della dog dance. Per insegnare l'otto al cane si parte con il cane messo in posizione laterale, all'inizio per insegnarglielo è l'ideale, poi dopo successivamente posso cambiare posizione. Doppio boccone, quindi un boccone in una mano e un boccone in un'altra mano. Faccio sentire il boccone al cane, quindi adesco il cane, ruoto la mano e porto il cane di fronte alle mie gambe. Una volta che l'ho portato di fronte alle mie gambe, l'altra mano la metto dietro e quella che accompagna il cane sparisce. Faccio ruotare il cane dietro il ginocchio e lo riporto in mezzo alle gambe. Una volta portato in mezzo alle gambe, cambio di nuovo mano. Una dietro, quella che accompagna, la tolgo sempre, ruota e lo porto completamente in posizione. Non bisogna dare per scontato che il cane passi in mezzo alle gambe. Certi cani possono avere paura di passare in mezzo alle gambe anche del proprio proprietario. Allora in quel caso lì si fa all'inizio un lavoro di abituazione al fatto di passarci sotto. Se non è una paura fortissima posso semplicemente prendere dei bocconi e tirarli, farli cadere per terra, in modo tale che io non mi piego, rimango dritta e il cane inizia a ruotare andando a cercare i premietti per mangiare. Diversamente, se fa molta fatica, posso anche mettere la mia gamba sopra una sedia, su un rialzo comunque, in modo tale che la gamba è molto più alta e faccio passare il cane sempre sotto la gamba facendo cadere per terra dei premi, in questo caso dei premi in cibo. Posso utilizzare anche il gioco eventualmente, va benissimo, l'importante è che il cane non vada troppo su di giri, perché se diventa troppo euforico poi fa fatica ad apprendere e pensa esclusivamente ad utilizzare il gioco. Il premio in questo caso può sicuramente aiutare. Ciò non toglie che anche col premio alcuni cani, premio in cibo, può comunque andare su di giri e diventare eccessivamente euforico e pensare esclusivamente a mangiare. Un aiuto ulteriore che posso dare al cane mentre gli faccio eseguire l'otto, quindi partendo nella posizione sempre laterale, accompagno il cane in mezzo alle gambe, è il piegare il ginocchio nella direzione in cui voglio che vada il cane. in modo tale che le ginocchia sono un aiuto, perché il cane poi dopo va seguendo il movimento anche delle ginocchia. Il comando posso introdurlo anche subito, gli do un comando, io in questo caso a Brio gli dico sotto, introduco il comando, all'inizio lo aiuto con movimento delle mani, movimento delle gambe, gradualmente le mani le vado alzando e il premio li vado a dare sempre più tardi, in modo tale che il cane inizia a capire quando gli do il comando che cosa voglio che faccia e rimane comunque un aiuto posturale che è il movimento delle mie gambe. Il cane guardando le mie gambe sa sempre che cosa deve andare a fare. Una volta che ha imparato, tolgo le mani, con le mani posso anche fare altro, Brio, lo metto in posizione, sotto, gli do il comando e piego solo le gambe, sotto, 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 bravissimo, così ha fatto il suo bellissimo 8 in mezzo alle nostre gambe. Eccoci in studio con i nostri allevatori di Bearded Collie. A questo punto volevo chiedervi se c'è qualche particolare cura oltre al pelo da avere con loro, e perché non è così diffusa come razza. Sì, non è una razza diffusa in Italia, nonostante che qualche anno fa era stato fatto un film americano, Shaggy Dog, che probabilmente tanta gente ha visto, che però l'italiano medio non ha riconosciuto il bearded, il cane protagonista, come bearded, ma la maggior parte delle persone hanno pensato che fosse un bobtail. Oppure magari adesso, un meticcio. Sì, no. Ancora adesso quando noi passeggiamo con loro, tante persone, quando noi diciamo è un bearded collie, ci guardano un po' stralunati, come per dire cos'è, non è un border, ma che cane è questo bearded? Sì, perché in realtà ha spopolato il border collie, sì, ha spopolato, sì, perché comunque per varie pubblicità, piuttosto che la pubblicità per particolare intelligenza, predisposizione, sì, sì, del cane, che è molto ricettivo ai comandi, a rispondere ai comandi, ha anche portato molto nell'agility, no? come cane di agility, di attività sportive, sì, abbastanza, sì, anche impegnative. Invece il Bearded Collie non è ancora conosciuto. Il Bearded Collie fa agility, ma molto più all'estero. Perché all'estero è molto conosciuto, sì, rispetto che da noi. Tipo, beh, è un cane, sì, che arriva dalla Scozia. Quindi... dalla Scozia. Però devo dire che nel nord Europa ha preso molto. E qui in Italia, che siamo solo 6 allevatori, e in un anno in genere si fanno 50 cani, 50 cuccioli, e quindi è chiaro che le persone lo vedono meno perché ne incontrano meno, e quindi anche per quello forse lo chiedono anche meno. Forse spaventa un po' il pelo lungo, magari nell'immaginario collettivo si pensa che dia molto da fare, sì, questo ci vogliano particolari cure, sì, giornaliere, sì, anche. No, giornaliere assolutamente no. Tipo la toelettatura, quante volte lo lavate? Ma allora il cane va lavato quando è sporco, è una cosa che noi diciamo sempre, cioè non si può dire una volta al mese, secondo me è l'ideale. Dipende dall'attività che fa. Dipende dall'attività, dal tipo di vita che fa. Però va spazzolato, e va spazzolato bene, proprio mettendolo su un tavolo, usando una bella spazzola, il cardatore, un pettine, e spazzolato in profondità. Il cane si abitua già da cucciolo ad essere spazzolato. Ecco, infatti bisogna abituarlo già da cucciolo. Da cucciolo. Già da quando il pelo è corto, che sembra assurdo, però se tutti i giorni il cucciolo viene messo su un tavolo e spazzolato, lui impara e capisce che non è una brutta cosa, è una cosa che fa parte della sua vita. E quindi, chiaramente crescendo, poi invece di spazzolarlo tutti i giorni, si fa una volta alla settimana, e si riesce a mantenere un bellissimo cane, col pelo bello lungo, così. Quindi qualche consiglio da dare a eventualmente persone interessate che vogliono un Bearded Collie? Il padrone ideale è un padrone dinamico, è un padrone... Diciamo che questa razza si adegua alla situazione, quindi può andare dal famoso ragazzino di 18 anni che vuol fare l'agility, vuol fare le corse, gli piace andare in montagna, all'anziano che ha una certa età e quindi vuole avere un cane da compagnia. Questo è un cane che si adegua, io dico sempre, per tutti i proprietari. Sì, a molti proprietari, sì, esatto, perché non è un cane che tutti i giorni bisogna per forza portarlo fuori a correre perché bisogna stancarlo. Se oggi è bello usciamo. Abbaia oggi... molto? No, diciamo che fa un po' di guardia, è chiaro che se uno entra in una proprietà abbaia, però non è da prendere come cane da guardia, no, questo io dico sempre... bisognerebbe cambiare razza oppure mettere un allarme che costa molto meno. Va bene, allora io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con me questa sera. Vi ricordo l'appuntamento per giovedì prossimo alle 20:30 sempre con Amico Cane e la nostra pagina Facebook. Veniteci a trovare, Amico Cane in TV. Grazie a tutti, buona serata.